Bruxelles, 29 novembre, meno 4 gradi, fa freddo. Stamattina ho partecipato come relatore a un incontro molto interessante per sottoscrivere l'appello della Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative per un'Europa attiva. Ci occupiamo spesso di sviluppo economico, di progresso, di diritti, di economia, di lavoro, ma poco si sa, poco si discute di come ci può essere un modo diverso di fare economia, un modo diverso di produrre reddito, un modo diverso di creare lavoro, un modo diverso per spezzare il legame tra gestione illegale del denaro, cric, criminalità organizzata e affari. Finanza etica, banche etiche, piccola e media impresa, cooperative, lavoro giovanile, sviluppo economico compatibile con l'ambiente, piena occupazione, il reddito da disoccupazione, spezzare quel legame criminogeno che in Italia, ma non solo in Italia, abbiamo visto la Grecia e anche altri paesi, c'è tra gestione del denaro pubblico e affari, tra gestione del denaro pubblico e corruzione, tra denaro pubblico e criminalità organizzata. È un appello importante da sottoscrivere, mobilitarsi per la globalizzazione dei diritti, per un modo nuovo di fare economia, per finanziarie diverse, per uno statuto dei beni pubblici, no a opere pubbliche faraoniche inutili come gli inceneritori, il ponte sullo stretto, le centrali nucleari, sì a poche opere pubbliche, piccole opere pubbliche, importanti, infrastrutture serie che valorizzino il territorio, la natura, l'ambiente, il mare, la montagna, le colline, i laghi, la valorizzazione del patrimonio culturale. Da questo punto di vista noi possiamo creare economia, possiamo creare posti di lavoro e quindi sfatare il mito che chi è contro i grandi investimenti pubblici è contro il progresso e contro il lavoro. Esattamente il contrario, uno sviluppo economico compatibile con l'ambiente crea diritti, crea lavoro e quindi crea ricchezze e migliora la qualità della vita, una vera e propria rivoluzione, esattamente il contrario di quello che si pensi. Quello è il futuro, la direzione quindi che metta insieme diritti, economia, lavoro, lotta all'illegalità, alla corruzione, alle frodi e alla criminalità organizzata. È un appello importante da sottoscrivere. Finalmente per un modo nuovo di fare economia, per modelli alternativi, per una finanza che non sia di transazioni speculative che invece vanno tassate e che mette in moto l'economia sia pubblica che privata. Investimenti pubblici mirati servono anche per mettere in moto l'economia privata, una rivoluzione che è culturale e morale, socialista e liberale allo stesso tempo.